lato ovest dell'isola d'Asinara. Qui il maestrale è imperterrito e ha scolpito completamente la costa. Infatti, rispetto al lato est, è completamente rocciosa, piena di scogli erosi dal mare, dal vento e dalle continue perturbazioni che arrivano principalmente da ovest. Flora locale che è il criso, questo giallo, e il famoso fiordaliso spinoso, che è tipico autoctono di quest'area, che è esattamente questo cespuglione enorme. Che bello! E i profumi che ci sono in questa zona, pazzesco. Bah, io su questi divieti di accesso assoluto ho sempre delle remore. Comunque va bene, deciso così e così sarà. Divieti di accesso assoluto li trovo estremamente diseducativi. Bellissima, peccato che non ci possiamo andare. Cos'è? Lavori troppo. Troppo caldo. L'avete, lavori troppo. Troppo caldo. Ci prendiamo una birretta quando arriviamo giù al bar. Birretta di quella al limone che a te piaceva. Ci sta. Carcere ormai abbandonato, sta crollando a pezzi. Passaggio dei fornelli che faremo domani. Oggi mare assolutamente calmo. Rarissimo trovare queste condizioni meteorologiche. Speriamo tengano anche domani, perché il passaggio dei fornelli è sempre un po' complicato, ma si Visto può che il fare. fondale è abbastanza basso, meglio evitare mare mosso. Questa l'Italia, magari la c'è, o comunque in quella dove c'è l'acqua proprio così. Un pochino, balliamo. Ciao, Zinello Albino. Vieni, cucciolo. Adesso prendiamo la boa, una di queste due gialle, ne abbiamo due a disposizione. Mezzo marinaio? Pronto? A rapporto. Pronto e mezzo?
Operazione cima riuscita anche stavolta. Siamo ormeggiati a Cala d'Oliva, sulle bove del campo boe di Cala d'Oliva. Qui c'è la nostra barca, questa notte la passiamo qui, molto molto tranquilla, posto gradevolissimo. Vediamo un po' di sculture di Enrico, non so se Enrico è stato presente. Che belle, complimenti. Oh, sì. Eccolo, lo scultore. Enrico, sto sistemando un po' il pergolato che... Cavolo, c'è l'uva! Guarda che bell'uva! Il è carico, quindi... Che uva è questa? È un'uva da tavola. È bianca, bianca, bianca e molto dolce. Ma è autoctona. Oh, guarda anche questo. Sì, sì. Che belle che sono. Questi sono i primi che sta facendo. I fioroni. Sì, perché li fa 3 volte all'anno. Eccola qua, tutte le sculture di Enrico, che è lì che chiacchiera con Betty, e la nostra barca lì in mezzo. Tutti gli anni veniamo, Enrico, qua. Questo, ad esempio, è un pezzo tagliato in 4 parti, e una parte è quella sirena che c'ho su, appoggiata, principale. E qui c'è già visto qualcosa. C'è già dentro. L'importante è tirarlo fuori. Sì, sì. Lo diceva anche poi, uno un po' famoso. È già dentro, è vero, io da piccolo pensavo di essere malato, ho 63 anni. Quando avevo 7 anni, alla tua età, a mio padre gli dicevo: babbo, guarda questa pietra, guarda questa figura, guarda quest'uomo, guarda quella. Non capiva. Mi toccava la fronte, eppure febbre non ne ha. Dice: è una pietra, io non ci vedo niente. E tu ci vedevi. E io invece, infatti, molte sculture scolpisco quello che vedo al momento. E poi e glielo blocco, se no dopo non ce lo vedo più. E quindi questa cosa me la sono portata. Se la mando a prenderci un aperitivo, vieni con noi. Ti vuoi fare un aperitivo? Ti offro un aperitivo, se ti fa piacere. Te lo volevo offrire io qui. No, sei il nostro ospite volentieri. Vieni, vieni. Sì, no, non ci vado. Perché? Non ci vado perché... Ma che ce ne frega? Ma io sono in pareo. Stasera, dottore, vi offro un mirto fatto in casa. Ma questo volentieri. Questo volentieri. Questo, anzi, se vuoi... Adesso anzi, mi finisco di sistemare queste cose e poi... Anzi, se vuoi, se hai piacere, ecco, se vuoi venire a mangiare 2 trofiette al pesto, vieni da noi, ti porto giù io. Grazie, grazie. Ah, c'è così. Però, se c'è così. Sono io e mia moglie. E porta anche la moglie, tanto siamo da soli, siamo noi 4, non siamo in tanti. Io la sera mi metto qui, magari molte volte cucino, qui c'è il barbecue, mi piace anche fare... e capita che passa sempre gente. O mi cercano da una parte o dall'altra. Quindi fai così, senti la signora, che tanto decidono sempre le signore. Mirto, che tanti degli amici sardi giù a Santa Marina Varrese mi hanno detto: buono questo mirto, chi te l'ha fatto? Perché sanno che non sono sardo. Chi te l'ha fatto questo mirto? È mio, è tuo. E dove sei, quando sei venuto in Sardegna a prendere il mirto? Mirto è dalla Liguria, dove abitiamo ma noi. Io, l'importante è che ci sia amore e passione quando fa le comunque cose. Comunque. Allora, questa mattina siamo svegliati presto.
e abbiamo lasciato presto alle 7 Cala d'Oliva, abbiamo lasciato l'Asinara, abbiamo dedicato 2 giorni pieni all'isola dell'Asinara, ci è piaciuta moltissimo, ci piace quest'isola sempre di più tutte le volte che la vediamo. Adesso andiamo sulla costa ovest, cominciamo a scendere verso Porto Conte, verso Capocaccia, e affronteremo il passaggio dei Fornelli, lo stretto passaggio che separa l'Asinara dalla Sardegna e che va affrontato con un certo rispetto, più che altro rispetto, non è poi così difficile, bisogna seguire gli allineamenti, ma va sempre rispettato. Ci vediamo ai Fornelli.